Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi volevo portarvi a vedere come ho realizzato l'ultimo video che trovate sul canale, che vedete scorrere qui sul monitor. Se non l'avete visto, vi invito ad andarlo a vedere perché subito dopo poi magari potrete tornare su questo video di oggi, perché voglio raccontarvi un po' come questo video è stato realizzato. È un piccolo lavoro del tutto indipendente, nel senso che l'ho fatto per me stesso, per il piacere di realizzarlo. Ci sono alcuni accorgimenti che spero possano esservi utili nella vostra carriera di videomaker. Voglio raccontarvi come ho approcciato le varie fasi, raccontarvi anche quali sono le varie fasi di cui tener conto in lavori di questo tipo, in modo che, insomma, possa servirvi da bagaglio e magari qualcuno di questi accorgimenti vorrete metterlo in atto perché lo troverete particolarmente interessante o utile per il vostro stile. Ve l'ho detto di iscrivervi al canale? Iscrivetevi al canale. In questo caso io avevo un po' un seme di un'idea, l'idea non era completa, non era la cosa che poi naturalmente avete visto voi realizzata o vedrete realizzata. C'era però un qualcosa che mi portava a pensare di sviluppare un video su una tematica legata alla natura e all'ambiente, anche e soprattutto in funzione di questo senso di urgenza e di emergenza che stiamo vivendo negli ultimi anni. Ricordate che proprio ad agosto, all'inizio di agosto, c'era il tema dei fuochi in Amazzonia che ovviamente creava questa inquietudine. Quindi questa suggestione sul tema ambientale per me era importante, ecco perché sono andato su Google Art prima di partire addirittura, proprio per cercare di capire in che contesto mi sarei trovato, perché io non conoscevo quel luogo, non c'ero mai stato. Ho cercato dunque quelli che potevano essere degli spot più suggestivi dal punto di vista naturalistico, angoli e contesti proprio, perché come vedrete ce ne sono diversi, pur trovandomi in un momento in cui la mia idea era del tutto embrionale, non era neanche altrettanto vicina a quello che poi avete visto realizzato. Però è stato per me importante in quel momento andare a sorvolare appunto con Google Art alcuni luoghi per capire, per esempio, che c'era una foce di un fiume che arrivava in mezzo alle dune, molto interessante dal mio punto di vista, che c'erano dei luoghi dove appunto avrei potuto fare queste camminate con un certo tipo di prospettiva e verificarla anche fisicamente, perché sapete che su Google Art riusciamo a capire quali sono le distanze, e lì ho capito subito che si trattava di spiagge non tanto comuni, perché sono spiagge che in certi punti hanno anche 300 metri di profondità, di larghezza, quando le maree si trovano in una determinata condizione. Quindi capite che per certi versi la sensazione è un po' quella di trovarsi in una sorta di deserto tra la foresta, una bellissima foresta tra l'altro, ed il mare, l'oceano. Quindi ecco, vedete tutti questi ingredienti, questa distesa di sabbia molto importante, la foresta e l'oceano sono anche solo simbolicamente tre elementi estremamente forti per raccontare e per raccontare attraverso le immagini. Notevole. Guardate che luce che c'è. Vabbè, questo è il cellulare, però comunque. Vi ho accennato a questa sensazione di emergenza e di urgenza dal punto di vista ambientale che stiamo vivendo un pochino tutti. Vi ho raccontato di questo luogo in cui ho individuato degli elementi simbolicamente molto, molto forti, appunto la foresta, la sabbia, il deserto, la spiaggia e l'Oceano Atlantico. Secondo me riuscivano a essere espressi in maniera ancora più forte se integrati con la presenza di una figura molto delicata che è la ragazzina, la bambina che vedete nel video, Allegra Spinelli. Allie è una campionessa di snowboard, tra l'altro ha vinto 3 campionati nazionali, una Coppa Italia. Qui lei fa surf perché ovviamente fuori dalla stagione invernale si allena con tutto ciò che in qualche modo ha la forma di una tavola. Quindi questa figura delicata all'interno del contesto ambientale, molto importante, chiudeva un pochino il cerchio, quindi mi piaceva l'idea di rappresentare lei che in qualche modo raggiungeva il mare nel quale si sarebbe immersa e con il quale avrebbe in qualche modo giocato, con la purezza appunto più caratteristica, più tipica che quella appunto che hanno i bambini o i più giovani comunque in generale.
Questa è l'idea embrionale del racconto, condizionata appunto da questa emergenza che sento, che è ambientale, e che è un tema un po' che ho trattato anche in diversi documentari, lavori precedenti. Vi lascio poi anche il link a The Last Farmer, che è un documentario ormai di qualche anno fa, dove appunto il tema dell'ambiente è estremamente importante ed è centrale. Quindi un tema che mi è sempre stato caro, che mi è piaciuto sviluppare anche in questo piccolo video. Dunque, in questa prima fase non c'è ancora un racconto, c'è però una scintilla di un'idea che si vuole sviluppare. Questa era la mia sensazione, sono arrivato sul luogo e ho iniziato a immaginare appunto trovare delle inquadrature per seguire Allegra che andava a raggiungere il mare e nel mare andava ad immergersi per stare appunto sulla tavola e surfare appunto con la tavola. Abbiamo fatto due classi. Mi devo rimettere giù? Importantissimo il fatto che quella costa si trova praticamente posizionata in maniera perpendicolare tra est e ovest, quindi noi abbiamo il tramonto sul mare e il sorgere del sole proprio dietro alla terra, quindi era molto facile girare alcune scene in condizioni un po' particolari di luce, che io ho cercato naturalmente guardando l'app che mi danno le indicazioni dove il sole sorge e dove il sole tramonta. Vi lascio il link in descrizione, sono molto utili proprio per capire come comportarsi, a che ora andare nei luoghi per avere le immagini più belle e le condizioni di luce migliore. Naturalmente questo è quello che è stato fatto, questo video non è stato realizzato nello stesso momento ovviamente, non dico ogni scena, ma quasi è stata realizzata in uno o due posti diversi, perché ovviamente voi vedete dei luoghi che possono sembrare posizionati vicini conseguenzialmente per quanto riguarda il tragitto di Ally da dietro le dune, dalla foresta fino al mare, ma in realtà sono luoghi che in qualche occasione erano distanti anche qualche chilometro uno dall'altro. Le stesse scene sono state realizzate in orari completamente diversi dall'altro, addirittura è stato sfruttato il fatto che una condizione particolare di luce del mattino è stata collegata a quando lei entra in acqua alla sera. Perché? Perché la luce era molto bassa, molto particolare e molto simile, e in quel caso, guardando le immagini, è difficile rendersi conto che in realtà uno è un tramonto e l'altro è un'alba, proprio perché la luce è molto simile. In qualche occasione naturalmente non c'erano queste condizioni, pur trovandoci nel posto giusto e ideale, perché magari quel giorno c'è stata una giornata di luce non proprio ideale, e allora naturalmente questo significa che dobbiamo rimandare al giorno dopo. Questo è un aspetto estremamente importante da tenere a mente quando facciamo una pianificazione e sappiamo che vogliamo andare in quel luogo a quell'ora per ottenere le immagini migliori. Dobbiamo stare strettamente legati a quel proposito e non derogare, perché altrimenti non otteniamo lo stesso risultato. Vedete che le immagini di Ally, per esempio, durante la vestizione sono estremamente potenti, estremamente belle, proprio perché c'è quella condizione di luce, quella posizione che abbiamo individuato in cui lei sarebbe dovuta fermarsi per avere appunto questa silhouette dietro ai capelli col sole che stava in quel caso sorgendo. Ecco, quella condizione lì noi non possiamo essere superficiali e dire vabbè, accontentiamoci del sole delle 11, perché non è la stessa cosa, il risultato non sarà lo stesso. Quindi abbiamo detto, ci sono diversi luoghi che io ho cercato e ho individuato per far sì che le inquadrature e il contesto complessivo del frame fossero le migliori possibili e fossero esattamente quelle che avevo immaginato. Per esempio, voi vedete Ally che a un certo punto esce da una tettoia. Ecco, quella scena lì è stata girata in quel luogo perché mi piaceva l'idea di lei appunto che si allontana da questo frame naturale creato appunto dalla presenza di questa tettoia, e anche il suo passaggio vicino agli alberi è stato realizzato in un luogo che era esattamente in quel posto. C'era però l'idea di avere anche un passaggio all'interno della foresta, che siamo andati a girare in un altro luogo completamente, in un'altra fascia oraria, perché avevamo bisogno di avere la luce proprio con quelle caratteristiche. Vedete quando c'è la camminata di Ally a piedi nudi in questo sentiero sabbioso in mezzo a questi piccoli cespugli colorati, lì c'è una luce molto particolare che sarebbe arrivata in quel luogo a quell'ora in quel momento. Trovarsi lì in un'ora sbagliata sarebbe stato inutile dal punto di vista della fotografia video, che naturalmente non avremmo ottenuto
nello stesso modo. Questo dove ci trovavamo è in generale un luogo molto selvaggio, assolutamente non paragonabile a molte delle coste estive italiane, però non è un luogo così solitario come si può immaginare guardando naturalmente il video. Considerate che lì ci sono tantissime persone che fanno surf. In alcune occasioni in cui avrei voluto riprendere Ally in acqua, ovviamente l'idea, l'obiettivo non era quello di riprendere una persona che faceva surf, però in alcuni momenti in cui avrei voluto riprenderla in condizioni interessanti, c'era tanta altra gente in acqua. A me non piaceva l'idea di vedere altre persone nella scena, perché avevo bisogno di mantenere molto puro questo contatto tra la ragazza e la natura. Per fare le scene che nelle quali lei è in acqua, naturalmente siamo andati in un luogo molto appartato, non un luogo ideale per il surf, perché in quel momento le onde c'erano ma non erano quelle da cercare per godersi la giornata di surf, ma erano delle riprese per me necessarie, che abbiamo in qualche modo risolto in quel modo. Per quanto riguarda le riprese in acqua, naturalmente io ho utilizzato la GoPro. Oggi dico con un po' di rimpianto, perché è vero che la GoPro è estremamente performante in quei contesti, però la resa dal punto di vista della pasta cinematografica, chiamiamola così, che io immaginavo, non sono state così buone, almeno per quello che io avevo in mente. Si può fare ovviamente tantissimo con la GoPro, però io cercavo una pasta molto particolare dell'immagine, quella che vedete appunto negli altri momenti. Questo video è stato realizzato tutto con la EOS R, a parte le riprese in acqua, una lente assolutamente nuova, ovviamente con il filtro ND davanti. Ecco, forse dovessi rigirarlo domani mattina, cercherei di procurarmi un case subacqueo e cercherei di andare in acqua con la EOS R e il 35, perché sicuramente avrei ottenuto qualcosa di molto più vicino a quello che avevo in mente. La GoPro è stata utile, non sono soddisfatto al 100%, però insomma abbiamo portato a casa delle immagini belle. Sappiate che anche le immagini in acqua non sono immagini casuali, ovviamente. Io avevo necessità di avere dei transiti di lei sull'onda, quindi quei momenti sono stati cercati, sono stati fatti, sono stati rifatti. Il controluce di lei sulla tavola che attende, naturalmente è completamente creato ad hoc, perché in quel momento non stava surfando, quindi c'era questa attesa che è nata proprio dall'esigenza di creare quella piccola silhouette controluce, che è venuta fuori così proprio perché siamo andati in quel luogo in un'ora specifica. Vedete che ci sono alcune immagini in tele che ho realizzato invece con il 70-200 Tamron, il 2.8 che è stabilizzato, anche se non è ovviamente il 70-200 Canon, che secondo me sta ancora un gradino sopra, però un'ottima lente, naturalmente con un prezzo anche molto diverso dal Canon 70-200, stabilizzato il 2.8. Il 70-200 l'ho utilizzato praticamente sempre in estensione massima o quasi, perché mi piaceva l'idea proprio di impastare Ally all'interno della natura. Naturalmente sapete che quando andiamo molto lunghi con una lente i piani si comprimono, e quindi le immagini che vedete finali in cui lei stanca, si ferma sulla spiaggia e crolla, per esempio, sono realizzate appunto con il tele tutto sparato, e vedete che c'è questa fortissima compressione tra la figura, lo sfondo, le dune, la foresta, eccetera eccetera. Nel caso delle riprese col 35, soprattutto le varie camminate che vedete, sono state tutte realizzate con il Ronin S. Io cerco sempre degli angoli un po' particolari, non particolarissimi in questo caso, perché mi piaceva con il 35 restituire un'immagine molto cinematografica. Sapete che il 35 è un'icona delle lunghezze focali nella fotografia cinematografica, insieme al 50. Il 35 mi piace particolarmente, non lo uso tanto come vorrei. Normalmente in questo caso, per altri tipi di riprese, mi sarebbe venuto da utilizzare una lente grandangolare un pochino più spinta, un 20 magari, che è la mia lente, insomma, la mia
linea focale preferita, però ho preferito usare il 35 perché ho immaginato che in questo caso mi avrebbe dato quel tipo di poetica dell'immagine che era più vicina a ciò che avevo in mente. Perché ricordatevi, vi dico sempre di cercare di immaginare prima i frame, le inquadrature che volete ottenere e fare questa sorta di reverse engineering, smontare al contrario ciò che state immaginando per capire poi con che lente realizzare quella cosa. Io sapevo che l'ideale sarebbe stato utilizzare un 35 su gimbal, quindi tutto sommato un set leggero, EOS R più 35. Vi dicevo angoli un pochino più bassi, a me piace stare un po' più basso della schiena delle persone, talvolta qualche inquadratura addirittura a terra, però sapete che con questo tipo di gimbal nuovi, il Ronin S in particolare, che è un po' il re di questi nuovi gimbal, si possono fare un sacco di cose, sono estremamente comodi, per cui è importante andare a cercare la migliore inquadratura che vogliamo, fare tante prove. Di ognuna delle immagini che vedete abbiamo fatto più prove, perché io naturalmente avevo bisogno di avere l'inquadratura giusta con la luce giusta al momento giusto. Non era detto naturalmente che ci fosse quella condizione al primo colpo, anzi qualche volta ci è voluto un po' di tempo. Ali è stata estremamente paziente, perché ovviamente per lei era molto difficile capire quello che io avevo in mente, soprattutto quello che avevo in mente come risultato finale, perché in quella fase non era chiaro completamente nemmeno a me. Si è creato quindi un click solo alla fine delle riprese, quando ho avuto modo di riguardarle, ho fatto una sorta di cortocircuito, appunto, che mi ha fatto tornare alle ragioni per le quali avevo pensato questo video, e a quel punto mi è stato chiaro che la parte di editing avrebbe avuto un'importanza molto grande, perché proprio in quella fase è nata l'idea di aggiungere questa voce over, in particolare lo speech, il discorso che ha tenuto Greta Thunberg nel 2018, un discorso molto potente, molto evocativo e molto importante, che a mio parere si sposa perfettamente sulle immagini. Cercavo appunto di realizzare un video in qualche modo emozionale ed evocativo, non so se sono riuscito ad ottenere il risultato, però l'idea è stata quella di sfruttare appunto queste bellissime parole della Thunberg per dare forza al racconto, che era già orientato appunto su un piano prevalentemente poetico e certamente non descrittivo. Mi raccomando, prendete confidenza con le focali, soprattutto per quando vi troverete in quelle occasioni in cui dovrete cercare di fare leva su un impianto visivo che deve avere una forza poetica o comunque emozionale. Perché naturalmente per ognuno di noi c'è un'immagine, un tipo di immagine che viene creato da una lunghezza focale, da una lente piuttosto che da un'altra, che ha appunto più forza di altri. Quindi dovete trovare i vostri in modo da riuscire ad avere gli strumenti giusti quando volete attivare determinati campanelli all'interno delle persone che guarderanno i vostri video. Nella fase di editing per me è stato molto importante poter contare sul controllo del colore che mi ha garantito la EOS R con il profilo C-Log. Questo è stato girato completamente in C-Log a 60 fotogrammi al secondo, proprio perché così avrei avuto un po' di margine per sfruttare l'eventuale rallenti che sapevo che comunque avrei utilizzato per ammorbidire ulteriormente il racconto. Però in questo caso il C-Log è stato fondamentale, perché il trattamento colore che si può fare col log della Canon, soprattutto della EOS R, è veramente straordinario, perché il file è molto cicciuto. Sapete che è un file con un sacco di dati, 480 megabit mi pare, sul quale possiamo agire con molta libertà prima che i colori vadano a spappolarsi. Naturalmente quello che vedete è il risultato dopo la compressione di YouTube, però comunque è assolutamente adeguato a ciò che mi aspettavo. L'obiettivo è stato già raggiunto in partenza, perché nel momento in cui noi andiamo a lavorare con gli angoli giusti, agli orari giusti, con lo sfondo giusto, la location giusta, naturalmente è molto più facile realizzare delle belle immagini, anche se non abbiamo degli strumenti estremamente evoluti. Quindi la prima cosa che vorrei che vi portaste a casa da questo video è: cercate prima di tutto di mettervi nella condizione migliore proprio dal punto di vista di
come si muove il mio soggetto, qual è il luogo, all'orario giusto, con l'angolo di visuale giusto, perché così avete già fatto il 50-60% del lavoro. Per quanto riguarda il discorso audio, cercare di trovare una traccia musicale che avesse una valenza emotiva molto forte, e ci ho impiegato un po' in particolare a trovare questo brano musicale, questa volta su Artlist e non su Epidemic Sound, perché su Epidemic Sound non ho trovato niente che mi piacesse, quindi questa è una traccia che ho preso su Artlist. L'importanza di questa traccia è che aveva il giusto mood emozionale per me, naturalmente, perché essendo un video completamente autoriale, era importante che piacesse a me, però l'ho cercata perché ero sicuro che in qualche modo avrebbe fatto lo stesso effetto anche sugli altri, tenendo conto che la traccia musicale avrebbe dovuto lasciare uno spazio importante alle parole dello speech di Greta Thunberg, che sono il vero centro emozionale intorno al quale si sviluppa tutto il resto. In questo caso, possiamo veramente dire che, le immagini devono in qualche modo integrare i momenti emozionali evocati dalle parole della Thunberg. Le immagini, naturalmente, e l'audio, quindi la musica, la traccia musicale, che deve esserci, deve essere potente, ma non deve essere sovrastante. Questo è un elemento molto importante che dovete tenere presente sempre quando andate a montare l'audio su un testo, ecco, che non si coprano a vicenda, ognuno deve avere la sua valenza senza andare a cozzare uno con l'altro. L'obiettivo è quello di creare emozioni nelle persone che guardano, dare motivazioni in qualche modo, far sì che scatti qualcosa, negli spettatori dei nostri video, che in qualche modo li porti ad un'azione, anche se fosse un'azione interiore, una riflessione su un tema, oppure nel caso dei video che faccio qua su YouTube, che vi diano appunto degli elementi per crescere come videomaker. Ricordatevi che quello è l'obiettivo finale, quindi in questo caso si tratta di un'alchimia da esercitare, ognuno di noi deve esercitarsi il più possibile per far sì di riuscire alla fine a confezionare queste opere che sono veramente opere di cesello. Non bastano gli elementi tecnici, meccanici e pratici, ci vuole anche un grande allenamento per capire come costruire l'emozione, con quali chiavi procedere nell'editing. Vedete che qua l'editing è un qualcosa di molto asciutto. Io ho cercato di fare un racconto veramente super breve. E vi assicuro, ho tagliato tantissimo materiale che pure era bello, ma diventava ridondante per l'economia complessiva del discorso. Molto spesso, quando vedo lavori che mi vengono mandati da allievi o da ex allievi che fanno dei passi successivi evolutivi nel loro cammino di videomaker, in genere uno dei suggerimenti più comuni che do è di tentare di accorciare e di tagliare ancora, perché lì c'è un po' il segreto. Nella sintesi, noi scateniamo il massimo della potenza e riusciamo a essere estremamente efficaci, nei confronti, naturalmente, del pubblico che guarda, al quale non dobbiamo riproporre, reiterare concetti o immagini che hanno già visto, che in qualche modo non vanno a fargli fare quel passo in più. Quindi, se abbiamo delle immagini che sentiamo essere stancanti nel discorso, noi per primi dobbiamo prenderle e togliere, dobbiamo fare questo sacrificio di dire: no, in effetti questa immagine non aggiunge nulla all'economia complessiva, quindi la tolgo, perché se già la sento così io, lo spettatore lo sentirà ancora di più. Una volta individuato questo legame forte dal punto di vista dell'impianto visivo che avevo in mente tra la natura, la forza di quella natura, di quel luogo, e la presenza di Alli come guida poetica all'interno di questo viaggio, mi è stato abbastanza facile fare questo link ed andare poi a cercare il discorso di Greta Thunberg, che ovviamente già conoscevo. E mentre vedevo le immagini di questa bambina, questa ragazzina che si muove all'interno di questo contesto così potente, con la sua insomma, genuinità, naturalezza e purezza, no? Naturalmente mi ha fatto scattare la scintilla e pensare al discorso di Greta Thunberg, che ovviamente è un po' una coetanea, perché nel momento in cui lei ha fatto queste riflessioni e questo speech ai potenti della terra sul tema dell'emergenza ambientale, aveva 15 anni e Alli, naturalmente, ne ha pochi di meno, ne ha 13, quindi ovviamente mi piaceva l'idea di mettere un testo che in qualche modo provenisse o in qualche modo fosse strettamente legato alle motivazioni oppure alle ragioni con le quali guardano a questo tema,
le persone, i bambini, i ragazzini in quella fascia di età. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di commentare sotto, perché se c'è ancora qualche aspetto che vorreste sviscerato rispetto a quello che avete visto e volete sapere come è stato fatto o il perché è stato fatto, non avete da far altro che commentare sotto. E alla prossima, grazie di tutto. Ve l'ho detto di iscrivervi al canale?